Bentornati carissimi all'appuntamento con la parola di Dio e soprattutto bentornati all'appuntamento con Dio stesso, con il nostro Signore che sempre, come io dico sempre, si rivela ogni volta che leggiamo, eh, meditiamo e soprattutto interiorizziamo la, la sua parola, appunto, eh, che è il nostro libro di vita. Generalmente noi eh, prendiamo prima la prima lettura e la confrontiamo appunto con, con il Vangelo. Eh, questa domenica, domenica di Pasqua, eh, è necessario fare esattamente il contrario, cioè partire dal Vangelo per arrivare alla prima lettura, perché la prima lettura non è altro che il frutto ecco, di ciò che viene raccontato nel Vangelo. Ovviamente stiamo parlando della risurrezione di nostro Signore dopo aver meditato i misteri della sua agonia, della sua passione, della sua morte e soprattutto dopo essere stati in silenzio eh, a vegliare appunto eh, la tomba del Cristo eh, morto. Leggeremo il Vangelo di, di Giovanni al capitolo 20, ai versetti 1-9 e iniziamo subito eh, la lettura. Nel versetto 1 si dice nel giorno dopo il sabato. Ecco, per i cristiani il giorno dopo il sabato è la domenica, è il primo giorno della settimana, è il giorno nuovo, il giorno della risurrezione, il giorno della nuova creazione. E quindi il giorno dopo il sabato è il giorno della rinascita. E infatti proprio in questo giorno, il giorno dopo il sabato, Maria di Magdala, e noi abbiamo visto appunto nei, nei, nei brani eh, che abbiamo meditato in questi giorni del triduo pasquale, eh, abbiamo visto questo personaggio, Maria di Magdala, eh, si recò al sepolcro di buon mattino. Eh, innanzitutto dobbiamo dire che di, qui si dice che Maria di Magdala eh, va forse da sola al sepolcro, mentre gli altri evangelisti appunto dicono che le donne vanno al sepolcro. Ma forse, ecco, Giovanni ha omesso di dire le altre donne, anche se c'è nel versetto 2, alla fine del versetto 2 quando Maria di Magdala si rivolge a Simon Pietro e all'altro discepolo e dice non sappiamo dove l'hanno posto, quindi usa un plurale e si presume appunto che Maria di Magdala non fosse andata da sola al sepolcro. Ma sorge qui una domanda, perché Maria di Magdala si reca al sepolcro dopo che erano state ormai... Diciamo così, eh, definite tutte le pratiche della sepoltura e dove il sepolcro era stato anche ecco, chiuso con una, eh, con una, una pietra eh, sulla, sulla porta. Probabilmente eh, mancava ancora il, diciamo così, il lamento funebre. E quindi, Maria di Magdala è. Eventualmente le altre donne, così come ci raccontano gli altri evangelisti sinottici, si dice così, e così recano al sepolcro di Buon Mattino per eh, completare diciamo così, eh, tutto ciò che bisognava fare durante mh, un funerale e quindi con il, il lamento funebre. Vanno di buon mattino, però ecco, l'Evangelista Giovanni eh, sottolinea quando era ancora buio, ecco, perché mh, ovviamente eh, qui non è soltanto una particolarità a livello cronologico quando era ancora buio. Ma sappiamo che Giovanni è il Vangelo dei segni, il Vangelo di tanti appunto significati, e quando era ancora buio potrebbe anche significare che la fede non era ancora stata illuminata eh, dalla, dalla risurrezione e quindi era buio non solo diciamo a livello, a livello di tempo perché era una mattina presto ma probabilmente era buio anche nella, nel cuore di queste persone tant'è vero che alla fine del vangelo si dice ma al versetto 9 si dice non avevano ancora compreso la scrittura che egli cioè doveva che egli cioè doveva risuscitare dai, dai morti. Ma andiamo ancora avanti, e si dice quando era ancora buio: e vide che la pietra era stata ribaltata eh, dal, dal, dal sepolcro. Innanzitutto, questo vide, troveremo eh, questo verbo vedere per tre volte. Eh, le prime due volte, e questa è la prima volta. E anche la seconda viene usato un termine greco blepei, che significa appunto vedere, vedere ecco, con gli occhi, con gli occhi del fisici vedere qualcosa appunto di materiale. E che cosa vede materialmente Maria di Magdala? Vede che la pietra eh, che era stata posta come, ehm, come chiusura. Del, del sepolcro era stata ribaltata dal sepolcro. Anche qui possiamo um, intravedere un significato, la morte, quindi la pietra, la morte che è stata ribaltata dalla vita e la vita ha preso il sopravvento sulla morte e quindi ecco um, la gioia della risurrezione. Versetto 2, corre. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, ecco qui c'è questa un po' sottolineatura. Che probabilmente è posticcia la redazione: probabilmente sono i discepoli di Giovanni che hanno aggiunto questa, questa postilla. Quello che Gesù amava e disse loro: Hanno portato via il Signore. Vedete, dicono il Signore, che è un termine già. Eh, già da risorti, è un termine appunto della risurrezione, il Signore della vita, hanno portato via il Signore dal sepolcro e poi parla al plurale, non sappiamo dove l'hanno posto, ecco probabilmente Maria di Magdala era in, in compagnia di altre, di altre donne. Versetto 3. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Versetto 4. L'ansia di arrivare al sepolcro viene descritta con questo verbo bellissimo, correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo, probabilmente più giovane di Pietro, correva più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Versetto 5, chinatosi, vedete, vide le bende per terra ma non entrò anche qui la seconda volta che l'evangelista Giovanni utilizza il verbo blepei anche qui come Maria di Magdala anche l'altro discepolo che arriva prima di Pietro al sepolcro pur correndo tutti e due insieme anche l'altro discepolo vede con gli occhi appunto della, con gli occhi del corpo e vede qualcosa di immateriale vede che cosa le bende a terra, ma non entrò. Eh, non entrò perché aspettava Pietro, perché Pietro evidentemente già aveva nel collegio apostolico una eh, diciamo così una, una certa. Ehm, ehm, un certo primato probabilmente probabilmente eh, aveva una certa tra virgolette importanza eh, o, o, o guida eh, di tutto il collegio apostolico infatti al versetto 6 si dice giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e anche Simon Pietro eh, come ehm, l'altro discepolo che Gesù amava e come Maria di Magdala vide anche qui il verbo blepei: le bende per terra, il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. E questi particolari che ci descrive. L'Evangelista Giovanni eh, sono importanti perché ci fanno intravedere che qui non si tratta di un furto: perché se il corpo di Gesù fosse stato eh, trafugato, eh, sicuramente non ci sarebbe stato eh, nella, nel sepolcro ecco, così questo ordine minuzioso con cui eh, l'Evangelista Giovanni appunto descrive le bende per terra, eh, dice non per terra ma piegate in un luogo a parte, il sudario appunto deposto in un luogo a parte, cioè sembra quasi eh, che diciamo è tutto perfettamente in ordine e manca il corpo di Gesù. Ma poi c'è ancora da dire che se il corpo di Gesù fosse stato, diciamo, trafugato da, da, da qualcuno, eh, sicuramente non avrebbero avuto il tempo di togliere le bende, di togliere il sudario, anche perché gli unguenti. Con cui, si, eh, 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 con cui si, si cospargevano appunto i cadaveri, fungevano anche da collante sulle bende, eh, proprio a mo' di mummia, eh, per cui eh, sarebbe stato difficile eh, togliere le bende e poi hm, diciamo, piegarle e portarsi soltanto, soltanto il corpo. Al versetto 8 si dice allora entrò anche l'altro discepolo che appunto stava fuori ad aspettare e aveva permesso innanzitutto a Pietro di entrare nel sepolcro e anche lui vide e credette. Carissimi, questo ultimo vide è un termine diverso dai precedenti vedere. Infatti, se negli altri eh, vide viene utilizzato il verbo greco blepei, qui invece viene utilizzato il verbo eh, greco eiden, che significa non soltanto il vedere con gli occhi del corpo, un vedere materiale, ma questo eden, eden eh, significa vedere oltre il materiale, cioè vedere con gli occhi del corpo, ma riuscire a vedere ciò che sta oltre e con la, la stessa materia che gli occhi fisici vedono. Insomma, è vedere, intravedere, noi potremmo dire, qualcosa di più delle cose materiali. Versetto 9, si conclude così questo Vangelo, vide e credette, però questo credette non è ancora pieno, non è ancora... Ehm, ehm, perfetto eh, perché si dice al versetto 9 non avevano ancora compreso la scrittura cioè che egli doveva risuscitare dai morti e il, il brano evangelico si apre con quando era ancora buio e si chiude dicendo che non erano ancora ehm, pronti per credere appunto nella, nella risurrezione però c'è appunto un inizio del, del credere con questo, con questo vedere eh, differente. Ma, carissimi, la gioia della risurrezione più che altro la gioia della risurrezione con l'effusione dello Spirito Santo e poi trasforma la vita dei discepoli e soprattutto e anche la vita appunto di Pietro. Nella prima lettura noi leggiamo un passo, leggeremo un passo dagli Atti degli Apostoli al capitolo 10 dove Pietro ormai pieno eh, di Spirito Santo eh, riassume tutta la vicenda di Gesù in una eh, testimonianza che non, ha, che, non ha, che non avrà mai limiti fino alla fine della sua, della sua vita e con lui anche tutti gli altri discepoli. Eh, la cosa interessante di, questo, di questa prima lettura è appunto eh, la, è la forza della risurrezione che insieme all'azione dello Spirito Santo rende Pietro eh, testimone. E mh, Pietro si trova a, a parlare della risurrezione di Gesù, a raccontare ciò che lui ha vissuto eh, personalmente con, con Gesù, come Gesù è morto, ma soprattutto Pietro si trova a parlare della sua, della sua risurrezione. E poi questa bellissima lettura degli Atti degli Apostoli, questa bellissima pericope, si chiude dicendo che... Tutti dovrebbero dare appunto testimonianza e chiunque crede in Lui, al versetto 43, ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Carissimi, che, che, che dirvi perché questa parola di Dio è una parola di Dio, è una miniera per la nostra vita, la nostra vita di fede. Forse anche noi dobbiamo lasciarci un po' inondare eh, dalla gioia della Pasqua, ma quella gioia ecco, non eh, materiale, non quella gioia eh, magari anche eh, diciamo così visibile ma quella gioia interiore. Dobbiamo fare in modo che anche, anche noi possiamo ecco, scoprire la tomba vuota, il sepolcro vuoto. E, le nostre eh, sofferenze, le nostre delusioni, eh, le, le, le tante cose che non vanno nella nostra vita eh, rappresentano quei sepolcri ancora chiusi. E probabilmente anche noi dobbiamo pregare lo Spirito Santo perché anche noi possiamo scoprire soprattutto eh, quelle tombe vuote. È interessante eh, quella pietra che era stata ribaltata dal sepolcro e anche noi ci auguriamo che attraverso l'azione dello Spirito Santo, quei sepolcri ancora chiusi nella nostra vita. Possano essere aperti, rib quelle, quelle pietre che chiudono quei sepolcri possono essere spostate, possono essere ecco ribaltate. E ci auguriamo, auguro a voi, ma auguro anche a me stesso di poter fare la stessa esperienza di Maria di Magdala, di Pietro, di quell'altro discepolo che probabilmente era Giovanni, ma possiamo fare la stessa esperienza della risurrezione. Eh, mai abbatterci, carissimi, al male, perché sappiamo che finalmente la vita e il bene ha vinto per sempre il male e che la vita ha ribaltato qualsiasi pietra. Eh, del, nel, di qualsiasi sepolcro nella nostra vita. Auguri carissimi, auguri ecco, fraterni, auguri santi perché ognuno di noi possa vivere interiormente la Pasqua della risurrezione e con Gesù possiamo anche noi risorgere ad una nuova vita. Auguri sinceri.